Sono circa 30 i contratti sottoscritti dai residenti di Raiano con l'Istituto Vigilantes Group per il pattugliamento privato del paese dalle 22 alle 6 per la vigilanza contro i furti nelle abitazioni che stanno seminando panico e preoccupazione tra la popolazione. A sottoscrivere l'abbonamento anche il sindaco Marco Moca, come annunciato, l'ha diretto interessato nel corso dell'assemblea pubblica svoltasi questa mattina in comune. Moca, tra le soluzioni da mettere in campo come effetto deterrente, ipotizza anche il ricorso all'esercito dopo la richiesta congiunta dei sindaci di un piano contro i furti da parte del prefetto. Un supporto alle forze dell'ordine che sicuramente stanno lavorando. Ci sono sempre due o tre pattuglie per ogni giorno a Raiano che vanno in giro e anche agenti in borghese, lo sappiamo, però purtroppo non si riesce a risolvere questo problema. Tenendo conto che anche la stazione carabiniere di Raiano deve sovrintendere anche i territori di Vittorito e Corfinio, quindi sono in pochi. Raiano nell'ultimo anno ha perso 3 unità e quindi a questo punto di vista stiamo avendo grosse difficoltà. Il problema è generale, nazionale, di tutta la pubblica amministrazione, dove il personale che è andato in quiescenza non è stato sostituito. Ma purtroppo i nodi vengono sempre al pettine e soprattutto nel campo della sicurezza non si possono lesinare i risparmi. Quindi l'appello che voglio fare a chi è sopra di noi e con tutti gli altri sindaci, già abbiamo provveduto a inoltrarlo al prefetto, è di mettere in campo ulteriori iniziative, facendosi sentire anche al governo centrale per cercare di trovare soluzioni. Capiamo che assumere nello stretto giro è impossibile, però forse ci possono essere anche ulteriori soluzioni, come ad esempio l'ausilio, che so, dell'esercito. Non vogliamo, non possiamo sostituirci alle forze dell'ordine, ma siamo l'occhio delle forze dell'ordine, spiegano dal comitato. Il contratto dura almeno un anno e prevede il versamento di una quota mensile di 20 euro per nucleo familiare. Servono almeno 100 abbonamenti per far partire servizio. Ogni abitazione avrà il marchio della vigilanza privata, che diventa anche un punto di riferimento per le forze dell'ordine, che continuano a passare a setaccio il territorio. Il servizio prevede l'attivazione di 4 telecamere volumetriche intorno all'abitazione con deterrente, in grado cioè di rilasciare un segnale direttamente alla centrale operativa. A quel punto si attiva la pattuglia per il pronto intervento per fermare eventualmente banditi, segnalando immediatamente il caso alle forze dell'ordine. Il privato, che ha già installato delle telecamere in casa, può collegarle con l'azienda tramite la trasmissione delle credenziali. Intanto ieri sera è stata formalizzata la costituzione del comitato, punto a creare un organismo a medio e lungo termine, al di là del fenomeno che nell'ultimo periodo ha subito una recrudescenza. E ovviamente l'invito che ho rivolto prima all'Assemblea è quella di partecipare anche a questo comitato, perché la sicurezza è un problema che va gestito quotidianamente, e quindi se riusciamo a creare, a dar forza a un soggetto che sostiene l'amministrazione nelle richieste che sollecita le varie istituzioni, più è rappresentativo il comitato, diciamo, e più abbiamo la possibilità di avere delle risposte positive.